Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Angelo De Donatis. Sangue. Il primo elemento simbolico legato al sangue che emerge nell'Antico Testamento è quello della vita. La vita di una creatura risiede nel sangue. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Sempre nel libro della Genesi, il sangue diventa, nell'alleanza con Abramo, simbolo non soltanto di vita, ma anche di salvezza. L'alleanza, afferma Ratzinger, non è un contratto di reciprocità tra Dio e l'uomo, ma un dono, un atto creatore dell'amore di Dio. Il sangue sancisce l'alleanza. Nel patto confermato dal sangue si creano legami reciproci di appartenenza. Nel Talmud il sangue dell'alleanza con Abramo è rappresentato attraverso il sangue della circoncisione. L'uso più antico del termine alleanza negli scritti dei rabbini è nell'espressione Bene Brit, che significa figli della circoncisione. In un testo rabbinico, Rabbi Eliezer, è scritto: «Nel giorno del Kippur Abramo fu circonciso. Ogni anno, nel giorno dell'espiazione, Dio guarda al sangue della circoncisione del nostro padre Abramo ed espia le nostre colpe». Simbolicamente, i peccati compiuti nell'anno sono mondati dal sangue. Il significato salvifico ed espiatorio del sangue versato nel sacrificio si trova anche nelle vicende narrate nel libro dell'Esodo. Il capitolo 12 dell'Esodo, letto nella Haggadah di Peshas, riafferma il valore salvifico del sangue della vittima immolata, prefigurazione dell'agnello immolato per la salvezza dell'umanità intera. Mosè chiamò tutti gli anziani e disse loro: «Andate, prendete un animale per ciascuna delle vostre famiglie, immolatelo, poi immergete un rametto di sopo nel sangue che sarà sulla soglia e aspergete l'architrave e i due stipiti della porta. Così, quando il Signore passerà a percuotere gli egiziani, veduto il sangue, passerà oltre». È ancora col sangue che si ratifica l'alleanza sinaitica. Mosè prese la metà del sangue delle vittime, lo versò in bacini e l'altra parte la sparse sopra l'altare. Preso poi il libro dell'alleanza, lo lesse alla presenza del popolo. Allora Mosè, preso il sangue, ne asperse il popolo dicendo: «Questo è il sangue dell'alleanza che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole». Nel Nuovo Testamento, quando Gesù, porgendo il calice, dice ai discepoli: «Questo è il mio sangue dell'alleanza», le parole del Sinai sono innalzate ad un incredibile realismo e nello stesso tempo si dischiude una profondità prima inimmaginabile. Nei racconti dell'istituzione, come annota Ratzinger, la differenza delle versioni di Matteo e di Marco da quella di Luca si trova nelle parole sul calice. In Matteo e Marco, «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti», Matteo aggiunge, «in remissione dei peccati». Il dono del calice è il sangue dell'alleanza. In Luca troviamo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi». Il calice è la nuova alleanza fondata nel sangue di Cristo. Cristo, agnello immolato, ha versato tutto il suo sangue, dalla flagellazione all'apertura del costato, per la salvezza di tutti. Cristo entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Una sola goccia di questo sangue prezioso, diceva San Tommaso d'Aquino, sarebbe sufficiente per salvare il mondo.